The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è ormai uscito da più di una settimana. E ammettiamolo, è già gioco dell'anno. La challenge di oggi si basa quindi su questo giocone. Il nostro personaggio su The Binding of Isaac inizierà quindi con la Spirit Sword, che ovviamente simula la spada che esorcizza il male di Link, con il Trinity Shield, per simulare invece il suo peculiare scudo di Hylian, e con il Divine Intervention, che replica la possibilità di parare i colpi avversari. Per simulare invece le nuove abilità che Link possiede in questo nuovo gioco, ho dato ad Isaac l'oggetto attivo Telekinesis, che simula l'ultramano, e la Glowing Hourglass per simulare il Reverto, l'abilità che fa tornare indietro nel tempo gli oggetti. Per simulare Compositor invece, ho deciso che gli unici oggetti raccoglibili in questa challenge sono quelli elencati sotto la voce delle sinergie con la Spirit Sword sulla wiki di The Binding of Isaac. Inoltre, mentre in Tears of the Kingdom sono necessari 4 sacrari per aggiungere un cuore alla vita di Link, ho deciso che per ogni 4 boss o mini boss sconfitti durante la partita, potrò anch'io fornirmi una KP up. Non ho ancora idea di chi sia il vero nemico finale di questo nuovo The Legend of Zelda, ma sarà sicuramente un qualcosa che incarna il male. Ho deciso quindi che il boss finale di questa partita sarà Mega Saturn, l'incarnazione del male su The Binding of Isaac. Ed eccoci qua, signori, siamo prontissimi con il nostro personalissimo Link ad affrontare questa challenge, che sono sicuro sarà abbastanza complicata. Ovviamente non potremo raccogliere quasi nessun oggetto, a parte quelli elencati sotto le sinergie per la spada di Link, ma ovviamente il danno in partenza è già più che buono con questa grande arma. Andiamo subito al primo boss, dovremo anche sfruttare la nostra telecinesi, fantastico, per allontanare un po' i nemici. È vero, è anche lo scudo magico che mi ero già dimenticato di avere. Tra l'altro è buono perché sicuramente sarà una cosa utile da spammare con la spada. L'oggetto non posso prendermelo, però devo assolutamente andare nella item room, sia mai che trovo, non so, Polyphemus, che sinergizza alla grande con la spada. E le Bat Bombs direi che non sono un oggetto che sinergizza con la spada. E niente, possiamo già proseguire al secondo piano. Sarà una challenge relativamente veloce, anche se non semplicissima. Mi viene da pensare che non sarà una passeggiata, ecco. I cuori temporanei, come quelli dell'anima, posso raccoglierli, siccome anche su Zelda si ha l'abilità di guadagnare dei cuori temporanei mangiando dei cibi particolari. E inoltre anche le carte e le pillole le vedo come legittime, siccome emulano un po' le abilità temporanee che può avere Link mangiando alcuni cibi. E intanto un altro boss è andato e probabilmente un altro oggetto che non posso prendere, fantastico. Entrerò solo un attimo, anzi no, non entro neanche nel patto perché dobbiamo andare a Mega Satana, quindi dobbiamo raccogliere ovviamente le chiavi dai due angioletti. Intanto ragazzi siamo a 2 boss sconfitti, ciò significa che ancora 2 boss e posso guadagnarmi un bel HP up. La vita sarà una cosa fondamentale da conservare durante la partita. Vediamo qua se c'è un altro cuoricino, lo prendiamo, perché no? Ok, Soul of Eve. Su Zelda non posso esattamente spawnare degli uccellini alleati, ma siamo su Isaac, non su Zelda, quindi facciamo finta che vada bene. Sarà un modo facile e veloce per sconfiggere il nuovo boss. Allora, vediamo subito se l'item room può fornirci qualcosa di effettivamente buono, ti prego. Brother Bobby, no. No, grazie, gioco. Grazie per il tentativo, ma no. Ok, importante pararsi con la telecinesi. In realtà, sapete cosa? Torniamo indietro nel tempo. Non voglio prendermi quel dannetto, perché sono abbastanza sicuro che quello era l'ultimo mio cuore dell'anima, l'ultima mia protezione per il patto. Quindi se riuscissi a trovare un patto non sarebbe niente male. Vediamo solo un attimo qua cosa c'è. Apriamo in caso torniamo indietro. Ok, no, restiamo, dai, per 2 cuori in più restiamo. Oh, ho sbagliato. Volevo usare la telecinesi. Vabbè. Siamo di nuovo qua con altri nemici, però, interessante. Questo non lo sapevo. Che le challenge room cambiassero i nemici, cioè fossero randomici, non lo sapevo. Pensavo fossero sempre quelli scriptati nel seed della partita. Una cosa in più che ho imparato anch'io, vedete? Si imparano sempre cose nuove, Sweet Boy. Speriamo tra l'altro di trovare anche qualche mini boss, perché anche i mini boss, oppure questo boss qua, contano per i 4 necessari a una KP up. Fantastico. Abbiamo la pestilenza, che non ci darà oggetti ovviamente sinergizzabili, ma almeno ci guadagniamo un po' di vita grazie a lei. E abbiamo subito il patto con l'angelo, let's go. Allora, prima di tutto abbiamo un bel HP up. Very nice. E inoltre abbiamo la Jar of Wisps. Ugh. Ma dai! Che palle! Nessuno di questi posso prendermi. Però possiamo far fuori l'angioletto, che ovviamente prima di tutto conta come boss. Quindi è già 1 su 4 per un nuovo HP up. E secondo di tutto abbiamo il primo pezzo di chiave per affrontare il boss finale, il Mega Stan. Let's go! Beh, di vita ne abbiamo, voi che dite? Di vita decisamente ne abbiamo. Il Razor non conviene neanche, quindi torno semplicemente indietro con il reverto, anzi dovrei dire, con il reverto.
No, ok, quello non lo conto, perché guadagnare HP a caso non mi sembra giusto. No, dai, no, quello lo lasciamo lì. Voglio essere onesto. Wow! Il colpo caricato è bellissimo. Un'altra reverse card. Death al contrario. Mi spona delle entità di... Ok. Praticamente è un uso unico di un Book of the Dead. Va bene, usiamolo. Qualche scheletrino che combatte per me non farà mai male. È già morto. Rip, piccola anima. No, pensavo che il Divine Intervention si attivasse abbastanza in fretta. Vieni qua, ok. Let's go, let's go, let's go. I Maglite Conception neanche. Ma almeno possiamo affrontare anche l'altro angioletto. E lo faremo con la solo Viv perché ho un po' paura di lui, devo essere sincero. Andate, miei uccellini, e fatelo fuori. Nice. Abbiamo già entrambi i pezzi di chiavi per affrontare Mega Satana. Tra l'altro questo anche ricorda un po' i vecchi di Legend of Zelda, magari, che dovevi raccogliere le chiavi per sbloccare le porte. C'è, dai, un collegamento. Diciamo che c'è. Ok, ora non ho più protezioni per i patti. Non c'è un grosso problema, tanto la maggior parte degli oggetti non potrò raccoglierli nei patti. Però è un peccato. Tra l'altro questo è un altro boss. Quindi siamo a 3 su 4 per un nuovo HP up. Fantastico. Al quarto boss che incontro, ora come ora. No, siamo già a 4. Perché c'era l'angelo come terzo boss. E questo è il quarto. Ok, come non detto. In teoria dovrebbe essere il conto giusto. Se non lo è, me nel futuro che edita questo video mi insulterà. La Halo è abbastanza in tema. Link è abbastanza un santo, ma non possiamo raccoglierla. Che fastidio. Tanto sto per morire, non so se notate. Devo andare a recuperarmi un po' di vita, perché sennò qua ci lascio subito le penne. Andiamo al boss? Ma sì, dai, con due cuori ce la facciamo fare il boss. Che cosa può esserci di male? E in caso torniamo indietro. Ok, è adversary. Può esserci di male. Facciamole fuori in fretta. Grazie per il cuoricino. Nice. Fatto, non importa. HP up non posso prendermi. Questo è il primo boss di 4 per il nuovo HP up. Prossimo piano, miei cari. Siamo già al sesto piano e abbiamo solo il nostro danno iniziale, senza niente di più. Ce la faremo. Potremmo però entrare nella challenge room e affrontare un paio di boss per qualche cuoricino in più. Non è una cattiva idea. In caso che la situazione sia grigia, torniamo indietro nel tempo. Però non mi sembra l'idea più malvagia del mondo. Per due boss in più. Oh wow. YOLO. YOLO. Ah no, ma dovrei prendere l'oggetto per attivare la challenge room. Come l'ho detto. Ho sprecato tutti questi cuoricini per nulla. La situazione è più grigia del previsto, miei cari. Ok, almeno un mini boss. No, muori, 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 muori per cortesia. Nice. Ok, c'è un arcade. Curami. Grazie. Non volevo. Va bene. Dammi dei cuoricini per cortesia. Neanche Scatol. Non darmi Scatol. Che odio. Ma che odio. Battaglia con mamma. In caso torniamo indietro. Via. E quella normale? E quella normale. Fai comparire quella tua manaccia. Dai. Dai che muore. Ok. Ok. Terzo boss su 4. Speriamo di trovarci qualche cura ora nell'utero. Mamma mia ragazzi, che ansia. No. Si torna indietro subito. Quella stanza era proprio brutta, tra l'altro. Ok. Se uccido loro ho un altro HP up, perché è il quarto mini boss. Muori. Yes. Oh, thank God. Curami anche tutti i cuori. Let's go. Ok. Un altro boss. Let's go. No, questo conta come uno, non come due comunque. E quindi siamo di nuovo 1 su 4. Va bene. Mi piace. Ok. HP up. Tears up, HP down. Grazie. Circa. Oh, Gesù. Questo è tutto tranne che un boss facile, eh? Ok. Ok, perfetto. L'abbiamo fatto calmare un attimo. Vorrei lasciarmi la possibilità che almeno arrivi un patto, ti prego, col 25%. Yes! Ok, fantastico. E anche un health up. Va bene. Ah! E Dead Dove ovviamente non conta.
Palle! Questo però conta come terzo boss. Fantastico. Qua c'è una carta. Ah, cos'è? Queen of Hearts. Sapete che in realtà usarla tipo all'interno della stanza con Mega Satana potrebbe garantirmi una cura, non voglio dire infinita, ma quasi? Oh, Gesù. Allontanatevi da me. Ok. Vieni qua. Dai, let's go, let's go, let's go, let's go. E quindi siamo a un altro KP up. Ok, bene. Prossimo piano. Ce la stiamo giocando, eh. Incredibilmente ce la stiamo giocando. Buono. Non so se contarli come due boss o uno solo questi, perché effettivamente sono due interi boss. Sapete cosa? Non ho mai ricevuto un singolo damage up. Li conto come due boss. Sumi. Quindi sono due boss. Siamo già a 2 su 4 per il nuovo... per il nuovo KP up. 3 su 4. Nice. Oh, Gesù. No. Questa stanza la posso assolutamente fare senza ricevere danni. Ok. Grazie mille, caro Reverto. Ed eccolo qua. Che bene, ragazzi. Altro HP up. Let's go. Ormai i sacrari stanno iniziando ad aumentare, ovviamente. Mi fa un sacco male il dito. Ok. Devo cambiarlo. Devo usare il dito medio invece che l'indice. Ok, tutte le lacrime te le rimando contro. Gli sta facendo un sacco di danno le sue stesse lacrime, eh. And he's dead. Yes. Ok. Ok. Ora abbiamo l'effettiva possibilità di trovare qualche altro oggetto che può sinergizzare. Sì! In realtà non fa granché. Però almeno spara dei coltelli. Aspetta, cos'è che cambia? When doing a spin attack, Isaac throws the sword... in a short distance, which pin as it travels. Ok, diciamo che il lancio farà un po' più danno, ma non è la cosa più assurda del mondo. Peccato. Dai, io farei qualche altra stanza per provare a trovare qualche altro oggetto. Qua ci sono altri due boss, miei cari. Quindi saremo a 3 su 4 dopo di loro. Ok, fa tanto danno. Fa tanto danno. E siamo a 3 su 4. 4 su 4. E ancora uno in più. Let's go! Non mi sto preoccupando di ricevere danni, tanto il cuore mi cura completamente, come in realtà fanno i sacrari. Un altro! 2 su 4. Ok. He's dead. Let's go. Ok. Qua sono tre mini boss. Un altro HP up. Forse è un po' rotta la chest per questo, sotto questo punto di vista. Però no, dai, dobbiamo affrontare Mega Satana con 4.20 di danno. Io direi che ce lo meritiamo. Quello che vorrei è qualche altro oggetto. Holy shit, ok. Con loro arriviamo a un altro HP up e sapete cosa? Dopo vado a Mega Satana. Let's go. E direi che siamo abbastanza bulky con anche la Queen of Hearts per provarci. Eccoti qua. Abbiamo anche una discreta cura, va bene. Siamo ben lontani, non abbiamo premura. Holy shit. Ha già spawnato un boss. Questi non contano. Eh sì, come previsto gli stiamo facendo tipo il nulla di danno, ma va bene così. No. Ok. I quattro cavalieri dell'apocalisse. Non vorrei calpestare il veleno, perché mi sembra un danno inutile. Ho calpestato il veleno. Ok, mamma mia. Mi sta andando letteralmente in cancrena la mano. Prendo fin troppi danni, ragazzi. Ok, siamo i 7 peccati capitali. Almeno quello è una buona notizia. Troppi, troppi, troppi. Aiuto. No. Ok. Siamo contro i due angioletti. Il Divine Intervention gli rimane indietro anche il laser, è vero. E niente. Un dannetto era inevitabile. Questo no, però. Questo non ci voleva. Dai! Almeno la prima fase. Sarei soddisfatto. Ok.
Sarei soddisfatto almeno di finire la prima fase. Grazie a Dio. 3 cuori. È un sogno. Il problema è che devo stargli sempre in faccia e lui spara un sacco di lacrime abbastanza imprevedibili. No, lacrime marroni no. Sono quelle lente che si dividono, ok, infatti. Meno male che le ho raccolte un po', così sono state lontane da me. Strano ma vero, è già a metà vita senza neanche un danno contro questa fase. Ragazzi, possiamo veramente farcela? Raccogli tutti i fuochi e rimandaglieli indietro. Ok. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, in qualche modo. Con 4,20 di danno. Abbiamo sconfitto Ganon. O il nemico di Zella, qualunque esso sia. E no, non andremo a Delirium. Let's go. Nuovo world record speedrun any percentile The Legend of Zelda Tears of the Kingdom da mettere sul sito.